l'azienda è stata presa in carico da noi nel lontano 86. Noi eravamo ubicati a Crema, nello stabilimento della ex Polenghi. Bettinelli S.p.A. era una società artigiana in espansione e i locali dove veniva svolta l'attività dagli anni 60 non erano più idonei a supportare l'espansione aziendale. È stata offerta questa opportunità dell'acquisto per la cessata attività della De Magistris. La cessata attività è riconducibile al fatto che le produzioni che venivano svolte nell'ambito di De Magistris non erano più adeguate a quelle che erano le nuove esigenze del mercato. Difatti le produzioni erano di due tipi, spagheria e quello che era lo stabilimento della carta, che si svolgevano a sud e a nord del complesso che è attraversato dalla via Leonardo da Vinci. C'era di necessità virtù. In primo luogo ci dispiaceva distruggere territorio. Visto il sito e visto la possibilità di espanderci qui in questo luogo, abbiamo investito su questo, con l'idea anche di recuperare questo che è un monumento di archeologia industriale, perché diciamo la De Magistris nasce a cavallo dei primi Novecento. Ma una curiosità mia, ho avuto l'impressione che i De Magistris avessero in qualche misura preso un po' qualche idea dalla Crespi. Assolutamente sì, la prima industrializzazione nasce da queste famiglie come Crespi, come De Magistris. Non dimentichiamo che gli stabilimenti qui sono stati inaugurati niente meno che dal Duce all'epoca. Può essere antipatico o fastidioso, ma quello è. Qui dove stiamo parlando adesso, questo risale niente meno che a cavallo del 700 all'800. Qui c'era un mulino, qui si svolgeva un'attività prevalentemente agricolo-industriale. Se lei vede la struttura di un borgo agricolo, è la medesima che si può riscontrare scarnificando tutte le infrastrutture, ma i principi sono gli stessi che si ritrovano nel borgo industriale. Vediamo la manifattura che però si inserisce nel paese con una serie di strutture e diventa sinergica al paese, non in contrasto col paese. Benissimo. Adesso vedete invece i nuovi, non so, le aree industriali scoordinate, questa crescita scoordinata si è sradicata da questi principi etico-culturali. Però se riusciamo a capire quali erano i meccanismi che regolavano il borgo agricolo, vediamo che gli stessi meccanismi sono stati trasposti da possidenti terrieri illuminati, chiamiamole così, o da una borghesia nascente in quelli che sono il borgo produttivo. Qui vediamo nobili terrieri o possidenti terrieri che si affacciano, cioè perché chi aveva le risorse per poter impiantare attività industriali, se non i detentori della ricchezza di allora. Ecco, questa è una sensibilità che nasce dal rispetto delle tradizioni, da una cultura del rispetto. Comunque lui, il suo Emilio, no? Sì, il vecchio. Aveva fatto la marcia su Roma insieme a Mussolini. Il suo Emilio, no? Ecco, era un san sepolcrista. Dicevano, ecco, non so, che mi sono spiegata bene. Dopo non parliamo
dal figlio Achille, che questo qui l'ho seguito fino alla morte, ecco, diciamo. Ecco. Anzi, siamo andati a Milano, l'abbiamo portato noi a spalle quando è morto. Era un uomo che... Era una fabbrica dei fiammiferi, l'Alde Magistri prima. Prima? Sì. Intanto vogliamo ringraziare come Scuola Media Luigi Benvenuti, nonché Vailati di Bagnolo Cremasco, per questa occasione che ci avete dato, che è duplice. Da una parte è la possibilità di un'apertura al territorio e quindi una conoscenza della realtà lavorativa non solo attuale ma anche passata. La seconda è di poter aprire degli orizzonti didattici che partano da un'esperienza territoriale e che poi arrivano ai contenuti anche di una seconda rivoluzione industriale. Io volevo sapere se anche in quella grande fabbrica c'erano molti licenziamenti come nelle fabbriche di oggi. Avevate dei progetti da giovani che non sono stati realizzati? Quanti anni avete lavorato in fabbrica? Io sono entrato nel 68. Il lavoro era faticoso? Mi faceva caricare i camion la mattina dalle 7 alle 8, caricare, mi ha dato un mano per il sollevatore, ho sempre operato quello lì. Però i soldi erano pochi. Mi ricordo nel 68 prendevo 70.000 lire ogni 15 giorni. Gli impiegati prendevano quasi il doppio degli operai. Allora, la fabbrica era la novità. L'altra novità era questa, che famiglie intere, se potevano per andare a lavorare alla De Magistris, era un lusso, perché avevi appena finito la scuola, magari le elementari, a 13-14 anni, qualcuno anche a 12, ha iniziato ad andare a lavorare in fabbrica, con suoi sacqui, le Madisia, le Done, qua Soriada, vigne lauraco i sacqui, sono gli zoccoli di legno, estate, inverno, a piedi, con la neve che allora veniva altissima. Le assunzioni venivano fatte personalmente dal datore di lavoro. Li ricevevi in casa dopo cena. Lui era seduto dietro il suo scrigno, aveva un ufficio a casa sua, ci metteva in piedi e dice: chi sei tu? In dialetto, va bene, dice. Ora facciamo una cosa. Qui avrai da vivere per tutta la tua vita. Però c'è una cosa. Devi lavorare, impegnarti, perché io devo guadagnare. Per tutta la vita i nonni dei vostri nonni, hanno lavorato la terra. La De Magistris, quando è stata costruita ed è arrivata in questa cittadina, in questo paese, è stata proprio la novità. Le fabbriche, quelle poche che c'erano, con la sirena, davano il tempo della città. Suonava la sirena, si sapeva che si doveva andare a lavorare, le 7 del mattino. E con la sirena di mezzogiorno si sapeva che si tornava a casa. In quanti eravate in fabbrica? Cioè 500 persone sparse nei 4 reparti. Perché ai primi momenti c'era dentro più di 200 operai. Che cosa produceva la ditta? Cosa produceva la fabbrica? Si faceva l'abbinamento di juta con carta, con una spalmata di bitume, poi dopo si tagliava la taglierina e queste donne cucivano il sacco. Anzi, certi sacchi che pesavano anche col prodotto 50 kg, si facevano delle da poterli prendere in questo modo qui. La fabbrica faceva i cordami, ma poi ha deciso di fare anche della carta. Le vostre famiglie erano contente del vostro lavoro? No, ma allora eravamo contente, prendevamo i soldi, non ce n'erano, andava tutto bene, anche la polvere. Il lavoro c'era un'assicurazione o era in nero? Cosa
Il nostro lavoro non era in nero, mai. Mai. È una ditta seria. La De Magistri è ditta seria, ha dato lavoro a tutto Bagnolo, che prendono la pensione per il De Magistri. Volevo sapere se il guadagno che avevate era abbastanza per favorire la famiglia. Del 50 spendavamo 1000 lire, però ogni 15 giorni, al 15° giorno prendevamo l'acconto, era fine mese, saldo per saldo. La prima settimana 50 lire ho preso, per 42. Con lo stipendio che si prendeva si poteva mantenere una famiglia? Beh sì, allora sì, sì. Oddio, la paga del tessile era quella più bassa di tutti, perché non era la paga più alta. Però si stava bene, ecco, dentro. Il salario alcune volte veniva dato in ritardo? No. Il solito preciso. Il solito era preciso, rispettavano le regole, ecco, diciamo. Pochi ma al momento giusto. Pochi ma appunto. Io volevo sapere se c'è stato un periodo di crisi e se c'è stato perché. Diciamo che la grande crisi della De Magistris è avvenuta nel 1982 e dopo ha chiuso nell'84, no? E diciamo che è stato il periodo più triste, nonostante avessimo tentato comunque di cambiare tipo di prodotto. Se io prima faccio un prodotto, per esempio le corde che facevano in fibra naturale, siccome le tecnologie vanno avanti, faccio le corde in fibre sintetiche, però non è stato possibile. Io credo che la responsabilità della chiusura di questa azienda sia proprio nel fatto che non ci si aggiorna. Cioè, le cose cambiano, se però non ci si aggiorna in continuazione, alla fine si è costretti a chiudere. Avevate le ferie? 8 giorni, quando sono entrata dal 50 facevamo 8 giorni di ferie, nel 50. Tutta la gente che lavorava in fabbrica era di Bagnolo? Ma gli operai erano principalmente di Bagnolo e c'erano anche operai di altri paesi. E la mia famiglia, 7 persone, abbiamo lavorato De Magistri. E qualche volta si gridava un po', qualche volta... Quando lui veniva che aveva un disturbo, le facevo anche da medico, che dava la pastiglia. Io volevo sapere se era una ditta a livello regionale, nazionale o internazionale. Questa azienda era famosa in Lombardia. De Magistris la conoscevano in tutta Italia. Sì, sì. Perché De Magistris aveva la fabbrica di produzione qui a Bagnolo. Aveva dei negozi dove vendevano la cancelleria, sì. Cioè i fogli, le penne, così. Torino, Milano. In tutta Italia. A Milano, in corso 22 marzo, adesso è una grande libreria, c'è ancora un negozio che si chiama Emilio De Magistri, ma loro commerciavano la carta e... in tutto il mondo, in Italia avevano tanti negozi, 60 negozi avevano. Perché hanno costruito questa fabbrica a Bagnolo? È che loro avevano delle proprietà da queste parti e quindi gli imprenditori, padroni di una volta, erano un po', cioè, individuato il paese dove eri riconosciuto, no? Come il ricco, c'era anche interesse a fare la fabbrica. Io volevo chiedere se gli operai della De Magistris, prima di uscire dalla fabbrica, venivano perquisiti. No, in genere no. C'erano dei controlli contro i furti in fabbrica? Diglielo cosa ci facevano prima di uscire. Non parteggiamenti. Non ti hai capito? Allora, io volevo chiedere se c'è mai stato un incidente con feriti o morti. Beh... Io c'era mio padre che lavorava lì dentro e loro il trasporto veniva fatto col carro, con i cavalli. C'era un giorno, era un sabato, perché loro si lavoravano anche al sabato, andava a Crema a portare del materiale in stazione. Nel tornare purtroppo un camion l'ha investito ed è morto. Ecco. Il vostro lavoro era sicuro o si sono verificati infortuni e incidenti?
ci infortuni anche, sì. Io ho assistito alla perdita di un braccio di un operaio. Perché lui, questo operaio qui, c'era la canapa, si lavava la canapa, entravano, c'erano due cilindri, un cilindro si girava così, un cilindro così, per rompere la fibra, per rompere la fibra. E allora si metteva qui, girava e entrava dall'altra parte con questa fibra rotta. Lui, questo poveraccio qui, aveva la giacca, un bottone si è attaccato alla cosa. La macchina ha fatto un altro giro. E ha perso il braccio. E poi il poverino Scannabue dovevano imboccarlo, tutto perché no, un braccio e l'altro... Era già invalido, con... sì. Aveva già i monconi lì, sì. Quasi a metà. Mm. Il rapporto era sempre tra operai e datore di lavoro. E che faceva da tramite era la commissione interna, che aveva un potere. Si faceva le elezioni, si eleggevano tre persone che rappresentavano un po' sindacato, diciamo, ecco. Perché i datori di lavoro, quando vedevano i sindacati allora, diceva somme, non è che c'erano dei buoni rapporti. E allora si crea questa commissione interna, che svolgeva tante mansioni, ad esempio nei momenti di crisi che si doveva fare in tre giorni e tre giorni a casa non retribuiti, e allora si sceglievano le persone, ma questo qui sì perché è padre di famiglia, quel lì perché era... Io nella commissione interna sono stato dentro 3 anni. Anche lui resta nella commissione dopo interna? 3 anni, ho fatto 3 anni di guerra, e no. Anche la sera eri a casa e ti telefonavo di qua e di là. E io non sapevo più che parte girarmi. Giravo per il Bagnolo, mi fermavo, oh, ho ancora i soldi, non posso stare a casa qua. Quando andavi là a parlare col padrone, aveva sempre ragione lui. Ecco. Sì. Diceva, c'era gente a casa, andava là, ma penso a casa 3 figli, non posso mangiare. Vieni, così. Vieni, ah, vieni qui anche tu, là, qui c'è il lavoro anche per te. Faceva così lui. Il De Magistri, quello che ha fatto Emilio De Magistri. Era un benefattore. Benefattore proprio. Come erano le condizioni igieniche del posto di lavoro? Tremendi. Tu entravi in ufficio, prima di prendere in mano la penna, prendevi in mano la scopa e ti scopavi il tuo ufficio. Facevano 2 tipi di carta. Una era quella che si usa in edilizia, bitumata, no? C'era la carta sotto e sopra stendevano quel bitume che c'è ancora anche adesso, che mettono intorno alle case per isolarle. Questo catrame che si scaldava per poter incollare sopra questa carta faceva questo fumo, e non c'erano gli aspiratori. Alle donne, agli uomini gli veniva la tosse, si intasavano tutti. Allora i primi scioperi che fecero a De Magistris furono proprio fatti per dire al datore di lavoro: no, la gente non può lavorare in quelle condizioni lì, alle macchine devi mettere le protezioni e devi mettere delle cappe che aspirano. Anziché riconoscere, fare dei cambiamenti, gli aspiratori, mettere delle protezioni, gli imprenditori davano dei soldi, facendo anche delle differenze tra una persona e l'altra. Si dice monetizzare, ti pago, l'importante è che tu non mi crei dei problemi. Nella mentalità degli anni 50 era molto normale non prendersi cura dei problemi dell'ambiente di lavoro. Per i problemi della salute dei lavoratori, come avete risolto i problemi? Diciamo che i problemi erano legati soprattutto agli infortuni sul lavoro, perché le macchine non avevano delle protezioni. Oggi le macchine hanno delle protezioni, una volta la gente lavorava sulle macchine, per esempio, che producevano la corda, e lì restavano impigliate le dita negli ingranaggi e gli saltavano via le dita. Se le donne incinte venivano licenziate, il lavoro si rallentava, gli uomini lavoravano il doppio. No, esatto contrario. Il lavoro di quelle donne lì non veniva fatto da nessuno, e le poche donne che c'erano dovevano sobbarcarsi il lavoro di queste che erano state licenziate. Sì. Però lavorava più le donne che io.
Spesso i maschi facevano anche i lavori più leggeri. Io volevo chiedere se siete sempre come... se siete sempre riusciti a far ottenere quello che volevano gli operai. Con molta fatica. Con molta fatica perché era una fabbrica che riconosceva quello che era un tuo diritto, ma prima di dartelo te lo faceva sudare. L'ingegner De Lutti, che era un signore straordinario, ci convocava all'associazione industriali e diceva: queste 15 lire, 5 lire questo mese, 5 lire tra 6 mesi, 5 lire, cioè cercava ancora un anno e mezzo. Ma avete mai avuto situazioni molto difficili con l'azienda? Finché De Magistris è stato qui a Bagnolo e prendeva la manodopera qui di Bagnolo e lavoravano i lavoratori, prendevano lo stipendio e tutti erano contenti. A un certo punto De Magistris ha deciso, forse perché la moda era anche quella, come succede oggi, fu uno dei primi imprenditori cremaschi che dismise ha smesso di fare la produzione qua nel nostro paese e importava le corde sintetiche dai paesi dell'est. Sì. Qua, forse perché voleva guadagnare di più, ma questa cosa non è andata bene invece. Sì. Ha fatto in modo che lui guadagnasse di meno e alla fine ha chiuso quell'attività. Che cosa ha significato lavorare in un'industria? Un cambiamento alle abitudini tradizionali, un'occasione. Quali erano gli aspetti positivi di lavorare in un'industria? Stipendio. Fisso. Agli occhi delle altre persone, chi lavorava nell'industria godeva di una considerazione particolare? Sì, differenza degli agricoltori, sì. Chi lavorava nell'industria perché prima cosa prendeva soldi. Figuri. Prendeva soldi. Invece chi lavorava nell'agricoltura si aggiustavano a San Martino, ecco, cioè facevano, e poi prendevano, no, l'industria erano privilegiati, sì. Non avete mai fatto scioperi? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto un po'. Ecco, con lo sciopero la prima ditta che ha istituito il premio di lavorazione è stata la Magistris, con 7 giorni di sciopero, però non si risolveva più i sindacati. Poi ha fatto una riunione alla sede della Magistris Cristiana. La sede della Magistris Cristiana. E noi, i sindacati chiedevano, mi pare, 10.000 lire così. Allora ci siamo messi in tre, una sera siamo andati a trovare il principale. Poi ti chiedo, Si è messo a piangere, fa. Cioè, fanno bella roba, fa. Vai lì, vai là e dici che io do 7.000 lire. Si sono contenti? Allora io vado lì e c'era Gerasponi e c'era Maroli, sindicalista. E io l'ho portato questa notizia qui. Signor Gire dice che se ritorniamo al lavoro ci dà 7.000 lire di premio di lavorazione. Allora Spoldi dice agli operai, qui c'è questa proposta qui. E lui Maroli mi vede là in fondo e dice, voi dovete fare una cosa, prendere quel signore là a calci perché è un piano del padrone. E lui Spoldi dalla commissione interna dice a Maroli, no, dice, non prendiamo quello là a calci, ma prendiamo te a calci. E allora sono tornati al lavoro e hanno preso le 7.000 lire. Negli ultimi anni non c'è stata la percezione che qualcosa stava cambiando o stava precipitando questa situazione? Gli ultimi anni, specialmente nello Spago, era venuto un signore da Milano che controllava tutta la produzione e lì mi è venuto un pochettino di sospetto che qualcosa non funzionasse e qualcosa così. È stato un qualche anno lì, dopo bisogna comprare un po' le macchine, invece le macchine non le comprava. Prendeva una persona, la metteva là la macchina. Prima per 8 giorni le metteva là uno solo. Dopo veniva dentro uno nuovo, aveva 22-23 anni, lo metteva
là insieme a questo 8 giorni. 8 giorni non pare mica per andare a produrre là. E questo qui cosa faceva? Devi imparare. La mattina invece di fare 30 quintali di corda o no, ne faceva 5. In che anno è stata chiusa De Magistri? 82, a novembre. Dopo ci hanno dato 2 anni di cassa integrazione, no? Poi che subentra quella che fa Orsini. È subentrato Orsini, che ha lavorato ancora qualche anno Orsini. Di là la filatura. Mentre la Catramina è stata demolita. Orsini è stato il disastro. C'è stato anche un pezzettino proprio in chiusura dove è venuto un imprenditore che ha assunto 16 lavoratori della De Magistris. Questo voleva fare il filo, quel famoso filo di nylon. Ma Orsini l'hanno fatto fuori Orsini. Però purtroppo quell'imprenditore lì era un po' un imbroglione, perché si era fatto dare tanti soldi dalle banche qui di Bagnolo, perché diceva io assumo tutta la gente, farò ancora una grande fabbrica. Invece sapete che cosa ha fatto? Si è fatto dare i soldi, ha preso non tutti quelli che erano a casa, che erano ancora solo di Bagnolo, 70, ne ha presi soltanto 16. Orsini è stato fatto fuori dalla mafia. E dopo 7-8 mesi li ha piantati a casa, questo se n'è andato con tutti i soldi in tasca. Sì. Dalla mafia, nel senso che lui ha fatto un capannone a Piacenza. E aveva portato anche un po' di lavorazione a Piacenza. Ma siccome Piacenza faceva concorrenza alla Sisal di Piacenza, quel capannone lì gliel'hanno incendiato. Lui c'è rimasto anche con dei soldi con la banca di Bagnolo, 240 milioni così, ma in fiducia, perché era uno che dava fiducia. E la Sisal di Piacenza ci ha fatto fuori il capannone. Quando è subentrato questo imprenditore, nonostante 2 anni di chiusura, il marchio era ripartito ancora come bastava che quel signore lì che era entrato, so che avesse un pochettino, un po', ecco, come ha chiamato lei, era meno un broglione, ecco, diciamo. Ciao. C'era la lavatrice, la macchina che si diceva la lavatrice, che andava su, lì a Rischiada, la Ada, Rischiada a Mo, poi la Ana ha detto andare alle bacinelle che mi tende la pasta, che lì è dura, poi la Ana sotto che era il tambor, grosso, di rame. Sì. Quindi ho capito adesso, quindi veniva lavata per togliere questi peli, perché prima era grezza, no? Sì. E poi veniva lucidata, perché così poi poteva essere usata, bella, no? Lì, sì. Lusana, quello che tu, dall'ufficio collocamento a fare il libretto, no? Quindi ha fatto... Ma te l'ha detto, perché a me vedi quelle piccolette da me, che le venia a lavorare col pacchettino, e lui le fa il pacchetto col giornale, con dei 3 o 4 panini per mangiare. E mi ghia gola da calle, perché certo. A caga lì è mia. Dopo hanno fatto la mensa, ma più tardi. Che non c'era, prima. Ma lei si ricorda più o meno quando l'hanno fatta? La mensa? Prima della guerra o dopo? Dopo la guerra. Lo faccio il dopo lavoro, lo faccio il nono. Ah. Si le fa il mogime. Al signore Achille proprio. Achille. Ma l'ha stata a casa lì, quanti va a fare la risaia? O no? Sì. Proprio quel tempo lì. Non licenziati, né? Metà operai.
perché così andavano a fare la risaia e guadagnavano. Dopo la ripresa. Sono arrivata al sabato sera, al lunedì mattina si è vecchia a lavorare. È perché la donna da Sciure Chile, forse mia moglie di Achille, no? Tra bisogna dire Sciure Chile. Sciure Chile. Lei nida, era in soia e era pitago. Voi in paese, quando eravate in paese, cioè vi sentivate diversi, nel senso che voi avevate un lavoro. Ma se stimai tutta, a di che lavorai che? Sì, sì. Anche qui il luogo di lavoro tante volte era difficile perché c'era la polvere. Andai sul, c'era lì a fare pulizia alla lavatrice, con la, cos'era quella roba di Galudur? No. Canforo? No. Ostia, la druama ha le macchine, ostia. La trierina? No, me l'ha macciapata il cervello. Ah. Mi stai male. Sono andata in studio, ho detto io timbro e io vado a casa perché non sto bene. Appena, perché loro era la mia bicicletta. Io sono andata a casa. Da casa sono sdraiata un po', ostia, me mi amica la roba là che mi fa male. E allora basta così. Dopo, il giorno dopo, sono arrivata ancora, né? Ah! Quanti fissi a spaccare la mia mano alla canna, lavarla, perché mentre che la rischiava, tu chi pila in leva solo, la sotto e lui, tu calarla la macchina. Poi, tra un filo e l'altro, che era il cioccio, 32 fili, c'era tutti i chiodi, ogni filo era per suo conto e nel rischiandoli c'era tutta la calabava lì da là, certo. E moria la canna. Adesso l'ho lasciato fuori che andavo mignano il cambio, aiutare a scaricare il cambio con l'autista. Quindi voi partivate da Bagnolo quando era ancora buio? Certo, in guerra portava le 4 e erano le 3. Da noi guerriamo. Le donne fanno dalle 5 alla 1 e dalla 1 alle 10, alle 9, e guerriamo dalle 9 alle 5 alla mattina. Sì. Appena sappiamo la noi da Natale. In tenda guerra, al prete veniva su alle 4 a dire la messa. Ancesa. Messa. Per le 5 in desca. E poi niente, che la messa era mia tenda guerra. No. Quando si vede quelle 4 che caghiamo, che si vede, oh, era bei chi ha in live, ma di, che si riempisse giù in euro, adesso invece. Un bel lavoro che facevate, un lavoro sì. Però dopo, quando siamo dentro, il lavoro piace a farlo, ecco, piace.